A Venezia comandiamo noi. Comandiamo noi. Venezia è il capo del Nord-Est. C'è poco da fare. Senza Venezia, con l'Orione di San Marco, non si va da nessuna parte. A Venezia comandiamo noi. Oggi il debito è a 740 milioni. Abbiamo calato ogni anno di 20 milioni il debito, facendo un efficientamento della macchina pubblica. Oggi i dipendenti sono, da 3.200, sono 2.700, di cui addirittura 200 sono giovani vigili, assunti non con la logica dell'appartenenza, vigili urbani, polizia locale, ma con la logica del cronometro. Abbiamo fatto le selezioni per vedere se sapevano correre, se sapevano tirare sui pesi, se sapevano saltare. Qualcuno può ridere come avete, cioè è successo, e fa ridere questa cosa, però adesso quando un nigeriano scappa e fa 5 chilometri, i nostri due vigili giovani si prendono il cappello in mano con la pistola e il manganello, 5 chilometri, questo si ferma, il nero si ferma, con la lingua fuori, e fa: ma chi sio? Siamo Batman! Ma è tutto vero! Abbiamo ripulito delle zone dove c'era un degrado assoluto, gente che vomitava per terra, gente si faceva il bidet sulle fontane, non c'era una illegalità diffusa. Io concordo, sono d'accordo con il ministro Salvini, quando difende le frontiere. Penso che invece di far arrivare le navi in Italia si possano bloccarle facendo proprio un blocco navale a 13 miglia dalla Libia o dei posti che diventano problematici. L'unico paese al mondo che quasi sembra che non abbia le frontiere. Il Papa fa il Papa, noi facciamo quello che si può fare. A Venezia c'è una difesa della nostra cultura, siamo aperti e saremo aperti a tutti, ma con rispetto delle nostre leggi, decidiamo noi. Grazie, scusate se devo andare. Grazie. Forse anche per questa morbidezza nei confronti della manovra, all'inizio dell'intervento le hanno detto: lei è un po' filo governativo, sindaco. Sì. Ma che cosa significa? Significa che le istituzioni devono essere filo governative. Aspetto di vedere effettivamente la manovra, perché può anche essere che la correggano, che adesso vediamo cosa verrà scritto effettivamente. Ha strappato un super applauso in sala quando ha raccontato il training per i vigili urbani del comune di Venezia, che effettivamente è una cosa un po' leghista, potremmo dire. No, assolutamente, è di buon senso. E aggiungo, noi per esempio abbiamo, non l'ho detto, ma noi abbiamo costruito un'unità cinofila, anche lì mi hanno preso in giro perché abbiamo addestrato dei cani antidroga. Vi dico il dato, dopo 3 anni abbiamo sequestrato 50 kg di droga, 50 kg. Abbiamo comprato i giubbotti antiproiettili, abbiamo comprato le mitragliette e io insieme a loro faccio i posti di blocco di notte. A Venezia li prendiamo, hanno imbrattato il leoncino, li abbiamo presi dopo poche ore. Ci sono delle leggi che vanno fatte rispettare, noi ci mettiamo a disposizione. Si è chiarito con accorsi. No, ma io non credo, ma queste sono sciocchezze. Io lo vedo come glamour, non c'è nulla da chiarirsi, ci ha mangiato una pizza, cioè va bene tutto, sono polemiche che a Venezia ci possono stare, va bene così, io invece lo ritengo un grande, per cui che si mangi la pizza, anche se magari la prossima volta starà più attento a non farsi... No, gli mandiamo i vigili urbani, quelli allenati. No, io credo invece che siano strumentalizzazioni, l'hanno fatto i media nazionali perché fa comodo fare i buonisti, e col buonismo abbiamo visto che è successo con l'immigrazione. Sta storia del buonismo e del politicamente corretto ha veramente rotto le scatole.